Funghetti, un mese da Mino e ben ritrovati nella Minecraft Best Build. Oggi andiamo a fare un'altra base 5x5. Sinceramente non so se è più una casa o una torre, però sta a voi la scelta, vedete voi, decidete voi, non mi interessa. Andiamo, mettiamoci alla prova. Allora, prima di tutto iniziamo a mettere un attimo le fondamenta, ovvero che sarà un 4x4, come vedete, su un 5x5. Cosa servono gli altri 5x5? Poi ve lo farò vedere. Intanto qua bisogna salire un po' con i legni di quercia. Bisogna salire di 11, mi sembra. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dovrebbe essere 11. Quindi sono abbastanza alti. E per questo che vi dicevo che non so se è una torre oppure una casa. Secondo me è più una casetta sull'albero. Non lo so come intenderla. Comunque ora vi faccio vedere. Intanto 11 fatto. Poi prendiamo le scalini, gli scalini di pietra, e mettiamo uno su, uno giù, uno su, uno giù. Questo sarà un pochino lungo, ragazzi, eh? Uno su, uno giù, poi uno su, uno giù. Qui vedete, ragazzi, arriviamo fuori. E qui ovviamente cambiamo direzione, andiamo di qua. Quindi uno su, uno giù, uno su, uno giù, uno su, uno giù, uno su, uno giù. E qui ovviamente giriamo e facciamo uno su, così. E qua leviamo due, ok? Quindi questa qua è l'esterno. Se volete già fare anche le altre, se ce l'avete già pronte, foglie di quercia messe in questo modo. Qui, dove finiscono le foglie di quercia e dove si intrecciano le scale, dobbiamo levare questa, perché qua sotto ci sarà l'entrata per entrare dentro la torre. Ora, il fuori della torre sarà così: scalini rivolti verso il basso, muretto, e scalini rivolti verso l'alto. Poi scalini rivolti verso il basso, muretto, scalini rivolti verso l'alto, scalini rivolti verso il basso, eccoli qua, muretto qua su, e scalini volti verso il basso. E ci siamo arrivati, vedete, al livello, diciamo, 9. Ora questo qua 10 scusate 11, perché poi dopo qua ci sarà il tetto, ma intanto a livello 9 qua vi fermate e fate lo stesso anche qui. Ora qui è un pochino più difficile: scalini volti verso il basso, muretto, scalini volti verso l'alto, verso il basso, muretto, verso l'alto. E ora qua ci possiamo incastrare le altre, perfetto. Qui viene angolo, ma va bene così. Verso il basso, verso l'alto. Questo, ragazzi, è, l'ho già usato per tante volte, mi sembra, anche nelle altre case laggiù. È ganzo avere un po' più di profondità nel muro, vedete? Cioè, della serie che non è tutto piatto, perché sennò è ovviamente monotono fare le case così. Vedete, qui c'è lo spazio della porta, perfetto, qui ci sta. Qui mettiamo ancora e facciamo come le altre, quindi rivolte verso il basso, muretto, verso l'alto, verso il basso, muretto e verso l'alto. Perfetto. E poi anche qua, verso il basso, scalini, verso l'alto, e scusate, muretto e verso l'alto, poi riverso il basso, muretto e rivolti verso verso l'alto. Ok, l'ho messo male, sì, perfetto. E noi le mettiamo bene, poi rivolti verso l'alto, qui ci vuole un po' di precisione, verso il basso, muretto, scusate, e verso il basso. Eccoci qua. Ok, vedete, questa è la torre. Qui per tappare mettiamo 1, 2 e 3, e qua una botola. Perché? Perché questo? Perché poi ci andrà il letto in questa posizione, e ovviamente mi viene da ridere perché bisogna essere precisissimi a farlo, però ovviamente a chi piace il rischio può farlo tranquillamente. Qui ci sarà la botola e qua ci metteremo l'acqua, quindi per scendere velocemente, ganzo. Ma ho detto, mettiamocelo, non ci abbiamo ancora messo in tutte queste basi, mettiamocene uno, va, da lì
Perfetto, mi piace. La porta, come sempre, ovviamente io metto quella di quercio perché è il legno che è più facile da trovare. Poi se volete metterne altri fate pure. Qui dentro mettiamo le fornaci qui, ragazzi. Mettiamo 1, 2 e 3 fornaci. Qua sopra, in questo modo. Vediamo un po'. Non lo so se mettere qua perché non so se ci passo io poi dopo. Ci passo? Sì. Ci posso passare. Potrebbero rompere le scatole qua. Facciamo così, mettiamo solo i bauli. 1, 2, 1, 2. Eccoli qua, quei due bauli qui. E poi basta, vediamo. Io metterei il banco da lavoro, la crafting table, qua. Se c'entra. Yes, sì, perfetto. Perfetto, mi piace un casino. Ok, quindi si va su. Benissimo, qua manca solo il tetto e mettiamo le lastre di pietre. Ora, come vedete ragazzi, qua mancano i due blocchi, no? Benissimo, e il davanti sarebbe questo, dove partono le scale. Quindi dal davanti qui mettiamo le lastre in questo modo, che escono di uno. E poi salgono ovviamente sopra i legni di quercia, in questo modo qui. Poi così, qui si leva e si mette, quindi qua. Ok, qua si mette ancora uno in su e poi ultimo mettiamo così. Dovrebbe essere arrivato, no, uno in più, bisogna andare uno in più su. Uno in più su ed eccolo qui. Ecco fatto. Qui ovviamente bisogna continuare. Uno, si spacca questo e due, quindi qua sarà lunga 13. E detto questo, ragazzi, qui possiamo vedere un po', chiudere sì la botola, perfetto, e abbiamo solo sopra il letto e basta. E la nostra casa, torre, è finita! Bene funghetti, grazie mille della visione, vi ripeto, come sempre, like, condivisione e iscrizione sono d'obbligo, ci vediamo nella prossima puntata della Minecraft Best Build, da me è tutto, lì nello studio. Ciao funghetti!